Professore, buongiorno, eccoci qua. Oggi ci troviamo quest'oggi, un gioco di parole. Barba di 7 giorni, non mi sono più rasato dall'ultimo video che ho postato, per esattezza una settimana fa appunto. Cioè l'ho postato sabato scorso, mi sono rasato venerdì, il giorno prima. Oggi siamo venerdì, quindi abbiamo 7 giorni di barba. E quale migliore occasione per usare il nostro Chavette? Conosciutissimo, sarò noioso, però Barber Tools. A dir vero avrei voluto prendere il Parker SRX, ma me l'hanno soffiato per l'ultimo pezzo, me l'hanno soffiato. Prossimo acquisto, che mi attira molto. Oggi in stile barberia, quindi Chavette su barba mediamente lunga. E quale prodotto usare se non Arco, sapone tradizionale, a quanto pare? Questo lo usano nelle barberie turche. Avrete già sentito parlare di lui, sapone della propria fragranza, sapone di Marsiglia, proprio in bomba. Proprio profumo di, sì, di detersivo, di pulito, proprio ispira pulizia, no? Un hard soap. Questo sapone adesso lo userò, a quanto pare è un sapone tecnico, quindi io ho visto la recensione di Mauro di Lernia riguardo ancora aprile 2019, questa sua recensione riguardo a questo sapone. Io l'ho comprato da pochissimo, non l'ho ancora usato, infatti è ancora nuovo, c'è ancora l'omino disegnato sopra. Pare che sia un sapone molto tecnico, quindi protezione pari a zero. Dove sta la mano del tonsore a fare la differenza, no? Un po' come usare il gel da rasatura, dove la protezione è zero, ti fai affidamento solo sulla scorrevolezza. Userò questo sapone, abbastanza, lo idraterò per bene, che a quanto pare è abbastanza secco, no? Cioè anche poco grasso. Vediamo subito l'inci, cosa c'è scritto qua. Io vedo del potassium telluate, o talloate, insomma, cioè, non prendetemi alla lettera, ma quel poco che so sembra, a quanto pare, pare esserci il sego animale. Quindi non credo che sia una cosa molto adatta ai vegani, se così fosse. Bene, sapone l'abbiamo visto, cosa useremo? Sciavetta anche. E quale la metto a usare se non queste nuovissime Gillette 7 O'Clock Super Stainless? Non le ho mai usate. Ho letto delle cose che sembrano molto molto taglienti. Voglio azzardare di brutto oggi. Quindi sapone con pochissima, se non nulla, protezione tecnico. Chavette, quindi è la mano dell'utilizzatore a fare la differenza. Io lo scrub, se vedete dei rossori in faccia, è perché io mi sono già fatto lo scrub viso integrale con uno scrub più aggressivo rispetto al Gillette 2 in 1 che conoscete già. Ho usato questo qua, roba della proprio da Hard Discount, no? Con più estratti di salice malva e esfoliante delicato, però comunque già si sente la differenza, senti proprio il gratta gratta sulla faccia. Cioè, non c'entra niente con la rasatura, ma per dirvi. Vi faccio vedere anche l'inci, ma non è così necessario, insomma, non è pertinente, ma insomma, fatelo lo scrub, soprattutto su barba così di 7 giorni, dove le pellicine morte sono abbondanti, cioè si toglie via anche, come l'ho detto lo scorso video, si toglie anche via il grasso dalla faccia prima della rasatura, si scioglie il grasso e si tolgono le pellicine morte, che è una cosa molto utile. Cioè io per accorciare il video stavolta non l'ho fatto in video, ma l'ho fatto prima della rasatura, scrub, acqua calda, impacchi, preparazione della pelle ragazzi, molto importante. Allora andiamo, facciamo scorrere l'acqua calda e andiamo. Bagniamoci il viso. Mi stavo dimenticando, per non perdere tempo dopo e non far seccare il sapone in faccia inutilmente,
Prima vado ad armare il nostro chavet. Mi sono perso un po' nei passaggi. Allora, chavet. Scartiamo, apriamo la nostra confezione di Gillette 7 o'clock Super Stainless. Allora, vediamo se riesco a fare una figura di M. Allora, 5 la mette, sì. Allora, incartamento. Allora, questa l'appoggio qua sopra. Ok, andiamo a spezzarla subito. Scusate se ho le mani un po' sporche, ma mi è caduto dell'inchiostro ieri. Andiamo a spezzare. Io tanto. E questo chavet, sembra una cazzata montarli, ma sì, di massimo lo è. Solo che purtroppo devi metterla perfettamente la lama e molte volte rischi di perderci del tempo. Allora, noto che su queste Gillette c'è un generoso strato di colla, immagino. Gillette 7 o'clock. Allora, Gillette 7 o'clock. Tentiamo di montare senza fare figure di M troppo prolungate. Sì, vabbè, non credo che si veda molto, ma io l'ho appoggiata nella propria sede. Perfetto, chiudiamo. Un sottilissimo strato di lama tagliata. Boh. Perfetto, adesso lavo la faccia poco calda come ho iniziato prima. Anche se è un sapone in ciotolo, lo userò come fosse uno stick. Sì. Me lo faccio passare in faccia così. Uso i peli della barba come fossero, sì, dei punteruoli, come se fossero delle setole. E poi procedo con il montaggio in viso. Funziona alla grande, sta barbaccia di 7 giorni sembrano delle setole di cinghiale. Penso che possa bastare. Ragazzi, e quale pennello usare in questa occasione? Quale se non il nostro Omega 48 Pro Raso Verde? Era in ammollo già nell'acqua calda, ci aspetta il nostro pennellazzo da barbiere. Andiamo in face lettering. Io adoro il face lettering, ragazzi. Guardate come si apre bene dopo più di 2 mesi di utilizzo. È morbido. Fragranza di detersivo, ma molto gradevole. Quasi rilassante. Bagniamo un po' il pennellino. Andiamo a massaggiare a fondo la barba. Pennello da barbiere
anch'esso. Molti dicono è duro e ti gratta la pelle, ma per niente proprio. Cioè, è morbidissimo, guardate. Anche con la dovuta attivazione, giustamente. La mia pelle è abbastanza disabituata alla rasatura, perché è 7 giorni che non mi rado. Chissà che non sfoci in tagli o irritazione. Speriamo di no. Immergo per la sesta volta la punta del pennello e poi procedo alla rasatura. Sarebbe da massaggiare più a lungo, però stavolta andiamo più veloci. I miei video, posso capire che sono un po' lunghi, ma a me piace parlare anche. Io, se dovessi solo radermi, potrei spiegarmi un quarto d'ora. Aumentata la velocità a 1,25 pure. Magari più veloce e più spedita la visualizzazione. Va bene, penso che ci siamo. Andiamo. Di Chavette. Chavette. Bene, barba di 7 giorni, via. Non voglio fare considerazioni affrettate solamente, ma mi sembrano veramente notevoli. Qua devo stare attento alla solita famosa zona. Dove ho una cicatrice rialzata. Questa barba se ne va via che è un piacere, eh? Thank you.
Amano Teone. E d'altronde Gillette. Per niente male il sapore, ragazzi. Questo lasciamo per dopo. Perfetto, ancora nessun taglietto. Io lavo la faccia velocemente con acqua calda e facciamo il secondo passaggio e vediamo se dobbiamo fare ulteriori rifiniture. A dire il vero sarei già sbarbato così. Bene, andiamo al secondo passaggio. Sapone residuo. No, per niente male, eh. Sono molto sorpreso da questo sapone. Perché molti, ho visto i commenti e recensioni varie anche, molti lo detestano. Più che un hard soap, molti lo definiscono un bad soap, ma non capisco perché. Oddio, a livelli di grassezza è vero che non è molto grasso, eh. È proprio tecnico, diciamo, la scorrevolezza ce l'ha, la fragranza se non ti piace, vabbè, chiudi un occhio, a me piace. Sapone è rimasto pochissimo, non so, facciamo un'altra... Così. Ah, può bastare. Allora, intanto come avete visto monta abbastanza bene, molto bene. Idratandolo nel modo giusto lavora, fa il suo. Sapone turco arco da barberia, proprio tradizionale, molto minimale, anche molto essenziale, come deve essere. Un sapone da appostamento, da campeggio. Tenda. Idratiamo ancora un po'. È un po' evanescente, nel senso che tende a... è arioso. Sapete che faccio? Io le prelevo un po' così anche. Forse ne ho messo troppo poco all'inizio e mi tocca prelevarle. Già meglio. A fare il secondo passaggio. Sto usando uno chavette, quindi non voglio altro, cioè un passaggio ancora e basta. Faccio qua un contropelo, un obliquo sulle guance, un leggerissimo obliquo sui baffi, un obliquo qua sul mento. Va bene.
Andiamo. Questa volta lo trovo meno scorrevole, quasi blocca. Proviamo a idratarlo un po'. Facciamolo più acquoso, forse troppo stuccoso. Più acquoso e via. Non voglio rischiare di grattarmi la pelle. Anche perché sto usando delle Gillette Super Stainless 7 O'Clock. Incontro pelo, non so perché queste Gillette trovano degli intoppi. Perché non ho la barba estremamente dura, io media. Lascia la pelle abbastanza secca sotto. E questo è un sapore proprio da chi proprio sa radersi con lo sciavetto. Si vede che è molto minimale, un puntino. Puntino bastardo. Invertiamo un po' la zona baffi. La parte più ostica è questa, eh?
cominciano i primi puntini a uscire fuori. Basette rifinite. Ok, mi lavo la faccia, acqua calda e shock di acqua fredda successivo. Irritazioni non ne ho, ho avuto qualche puntino qua e un puntino qua, niente di che, si è già tutto fermato. Gillette ragazzi, allume di nocca, vediamo come sta il bruciore. Devo dire che stavolta sarà per il sapone poco protettivo, però la metta che non ho mai usato, sento un leggero bruciore più del solito. Va bene, disinfetta bene la pelle questo. Noi lasciamo agire il nostro allume di rocca. Però insomma tutto sommato, ecco che compaiono i rossori dal lume di rocca. Abbiamo la lume di rocca, asciughiamo, 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 noi lasciamo agire, ragazzi, qualche minuto e noi ci vediamo tra poco per l'aftershave. Pinot Clubman Citrus Musk. Questo è, non è un aftershave vero e proprio, una colonia, però io l'ho tirata appena fuori dal freezer, questa bottiglietta. Ce la splashiamo addosso dopo questa rasatura. Ha lasciato un po' la secca, un po' se la pelle, non dico secca, sì, un po' questo sapore. Va bene, il nostro Clubman è fantastico. Io ho quasi tutta la linea dei Pinot, mi mancano quei i tre della linea Reserve. Questo e i Clubman sono veramente eccezionali, molto particolari ragazzi, o ti piacciono o non ti piacciono. Quello di Citrus Musk. Fantastico. Note di agrumi, ma anche il musk, cioè abbastanza prepotente qua. Veramente sono da collezionare questi Pinot Clubman. Da quando li ho scoperti, cioè, almeno per me, non so se esiste qualcosa di meglio, cioè, secondo i miei gusti. Cioè, questi qua o ti piacciono o non ti piacciono, sono molto particolari, come dicevo, e anche molto diversificati, caratteristici tra le varie fragranze. Cioè, questi...
veramente sono una bomba. Queste note, un po' sono, tutti i Pinoclam hanno questa tendenza a essere retro, ma è una cosa voluta, proprio profumo di barberia. Questo in particolare però è uno tra i più freschi, assieme alla Imsec, che non ho ancora. Questi sono adatti anche all'estate, io l'ho appena tirato fuori dal freezer, anche se siamo in autunno. Ah. Bello. Bene ragazzi, noi anche questa rasatura l'abbiamo fatta, noi ci vediamo alle prossime, ciao!